Cattive notizie per i viaggiatori in Germania. Torna il limite di 100 ml per i liquidi in aereo. Hai in programma un viaggio in Germania? Preparati a una piccola seccatura. A partire dal 1 settembre, torna in vigore il limite per i liquidi, di 100 ml nel bagaglio a mano. Sì, hai capito bene. Shampoo, gel doccia e persino l'acqua dovranno essere versati in contenitori mini. Ma perché di nuovo questo cambiamento? Sembra che i nuovi scanner super tecnologici, che promettevano di liberarci da queste fastidiose restrizioni, non siano così affidabili come speravamo. Per questo motivo, le autorità hanno deciso di tornare indietro e ripristinare le vecchie regole. Ma quali aeroporti della Germania sono coinvolti? La nuova normativa vale per tutti gli aeroporti tedeschi, quindi dai più grandi come Francoforte, Berlino, Amburgo, Monaco ai più piccoli. Quindi, preparati a riorganizzare le tue valigie prima di partire. Quindi, con la nuova normativa cosa puoi portare con te? Per i liquidi, solo contenitori da massimo 100 ml, tutti riposti in un sacchetto trasparente. Attenzione ai farmaci. Porta con te sempre la prescrizione medica. L'elettronica. Come ormai da tempo laptop, tablet e simili dovranno essere estratti durante i controlli. Qualche consiglio utile per i tuoi viaggi: organizza il tuo bagaglio. Prepara un sacchetto trasparente con tutti i tuoi liquidi in anticipo per velocizzare i controlli. Informati. Controlla sempre le ultime novità sul sito del tuo aeroporto o della compagnia aerea. Viaggia leggero. Se puoi, evita di portare troppi liquidi nel bagaglio a mano e acquista ciò che ti serve una volta arrivato a destinazione. In conclusione, diciamo che questa nuova regola potrebbe creare qualche disagio, ma la sicurezza è sempre al primo posto. Speriamo che presto si trovi una soluzione definitiva e che possiamo tornare a viaggiare in modo più comodo. Nel frattempo, iscriviti al nostro canale Vivere in Germania per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e ricevere tanti altri consigli utili per vivere e lavorare in Germania. Cosa ne pensi di questa nuova regola? Faccelo sapere nei commenti.